Salve e ben ritrovati per il quinto video sull'apertura scozzese. Oggi vediamo la terza linea più giocata nella partita scozzese, che è alfiere B4. Alfiere B4 è stata giocata anche ad altissimi livelli. L'ha giocata per esempio Vaciar Lagrave, che è ovviamente è uno dei top player a livello mondiale. E qui consiglio di rispondere con C3 e dopo alfiere C5 alfiere 3. Ok, su alfiere 3 il nero deve giocare alfiere B6, altrimenti mosse come per esempio cavallo E7 non funzionano perché abbiamo cavallo mangia C6 e dopo cavallo mangia C6 alfiere mangia C5 e il bianco ha un pezzo in più. Quindi su alfiere 3 il nero deve giocare alfiere B6, a cui noi rispondiamo con cavallo F5. Cavallo F5 mette subito pressione su G7, quindi il nero gioca G6 e dopo G6, alfiere mangia B6, il nero qui ha due possibilità. Una è quella di mangiare l'alfiere, che è la mossa migliore in questo caso, e l'altra è quella di mangiare il cavallo. Noi vediamo entrambe. Vediamo cosa succede se il nero dovesse mangiare il cavallo. Ok, a questo punto giochiamo alfiere D4 attaccando la torre, quindi sfruttiamo la debolezza della torre. Cavallo mangia D4, regina mangia D4 e dopo mosse come per esempio regina F6 abbiamo E5, regina G6, cavallo A3. E il piano è quello di arroccare lungo. Qui il bianco ha sicuramente un vantaggio di sviluppo, ha più spazio e il nero è molto vulnerabile sul lato di re poiché ha questi due pedoni doppiati e le case scure sono deboli. Anche la torre è in pericolo. Dopo mosse come per esempio A6, vediamo due partite, in una è stata giocata A6, arrocco lungo, cavallo E7. E6 arrocco e qui come vedete attacchiamo subito D7, quindi pedone mangia D7 e questo alfiere è perso. Qui il bianco ha partita vinta, dopo torre D8 regina mangia C8, cioè pedone mangia C8 regina. Torre mangia C8 perché la torre è inchiodata, non può mangiare qui ovviamente. Quindi torre mangia C8, regina E3. Il bianco ha semplicemente un pezzo in più, quindi partita vinta. Vediamo invece dopo cavallo A3, vediamo cosa succede se il nero gioca cavallo E7. Ok, su cavallo E7 di nuovo arrocco lungo, cavallo C6, il nero decide di guadagnare un tempo sulla regina. Regina H4, qui lasciamo libero il pedone in E5, anche perché è rischioso per il nero prenderlo perché c'è torre E1, ma più che altro noi vogliamo giocare cavallo B5 e cavallo C7. Per esempio, cavallo mangia E5, vediamo com'è andata questa partita. Cavallo B5, mettendo pressione su C7, arrocco, cavallo mangia C7, torre B8. F4, cavallo G4, H3, attaccando il cavallo, cavallo E3, torre D3 a questo punto e dopo torre D3 minacciamo torre G3 per attaccare e sfruttare la debolezza della regina. Quindi cavallo mangia F1, torre mangia F1, re H8, mossa d'obbligo perché il bianco stava preparando torre G3. Quindi torre G3 comunque, donna D6 attacca il cavallo, torre 1 è una mossa molto importante per controllare la casa E8. Ovviamente il nero non può mangiare il cavallo altrimenti segue donna F6 scacco matto, quindi il nero qui ha deciso di giocare F6. Cavallo D5 cerca di mettere in gioco il cavallo e dopo regina mangia D5, qui il bianco ha deciso di sacrificare la regina perché c'è mat scacco matto forzato. Scacco matto.
quindi vedete che la mossa G per F5 non funziona in questo caso, non funziona. Quindi la mossa qui G per F5 è una mossa abbastanza debole. Ok, vediamo invece cosa succede su A per B6, che è una mossa più forte in questo caso. Su A per B6 dobbiamo giocare cavallo E3, cavallo F6, F3, arrocco e qui donna D2. Consiglio questa variante con donna D2, C4 e preparare cavallo C3. Vediamo per esempio la continuazione. Cavallo H5, cavallo H5 prepara in alcuni casi la mossa F5. Dopo C4, il nero qui ha due possibilità. La migliore è quella di giocare D6. Se invece provasse a giocare donna H4, possiamo tranquillamente cambiare le regine ed entrare in un avviarci verso un finale vinto, poiché qui sfruttiamo la debolezza del pedone C7 che in questo caso non può essere difeso. Ok, quindi su C4 il nero deve giocare D6 e dopo D6 cavallo C3, alfiere D7, arrocco lungo anche qui. Vediamo com'è andata questa partita. Il nero qui ha giocato cavallo E5, Re B1, F5, E mangia F5, alfiere mangia F5, cavallo mangia F5, pedone mangia F5. Qui, come possiamo notare, il nero ha il re scoperto, ha tutte queste case sono deboli. Vediamo come ha fatto il bianco in questo caso a sfruttare le debolezze del nero. Qui il bianco ha giocato F4, attacca subito questo cavallo, che è un cavallo centralizzato. Ovviamente il nero ha giocato cavallo G6, donna D5 scacco, re H8, G3 per proteggere il pedone F4, cavallo E7, attacca la regina, regina D3, cavallo C6. Il nero prova a riposizionare il cavallo. Cavallo D5, ottima mossa, cavallo D5. Un cavallo forte centralizzato, ma che ora permette alla regina di venire in C3 e dare scacco. Quindi cavallo F6 è stato giocato da parte del nero. Regina C3 inchioda il cavallo. Inchioda il cavallo perché attacca il re alla Gx. Re G8, alfiere G2. Alfiere G2 è una mossa molto interessante perché serve a catturare in D5 dando scacco e il nero sarebbe nei guai. Quindi il nero ha dovuto giocare cavallo E5 un'altra volta, ma a questo punto torre 1 e vedete i pezzi del bianco sono tutti ben sviluppati, stanno tutti molto bene, controllano delle case molto buone, in questo caso la torre controlla la colonna E. Dopo cavallo F6, torre E6, cavallo H5 nuovamente e torre E1. Il bianco ha raddoppiato le torri, il nero non ha idee qui in questa posizione, infatti è totalmente persa per il nero. Ha provato a giocare torre F7, ma dopo torre H6, cavallo G7, cavallo F6 scacco, re F8. Alfiere D5, attacca la torre, è stato costretto a dare la torre, però a questo punto c'è matto forzato dopo torre mangia F6, vedete che il re non ha case perché sono tutte controllate dai nostri pezzi ed è sotto scacco, ha dovuto sacrificare la regina, regina mangia regina e scacco matto. Quindi qui questa è la terza variante più giocata e consiglio di giocare C3 e ricordatevi più che altro la mossa cavallo F5 dopo alfiere B6. Cavallo F5 è una mossa molto importante. Anche per oggi è tutto, grazie a tutti per la visione di questo video e alla prossima. Ciao!